tra il 20 dicembre e il 28 dicembre del 1943 le truppe alleate che salivano verso il nord si scontrarono con le forze dell'asse. Ci fu una delle più importanti battaglie dell'Abruzzo nell'attraversamento del fiume Moro e la battaglia di Ortona. In questa cruenta battaglia morirono circa 830 soldati dell'asse e 1650 circa soldati delle forze alleate, che furono tutte seppellite qui al cimitero canadese di Ortona. Le tombe sono disposte su file parallele e aggregate a formare 13 settori indipendenti. Al cimitero qui di Moro River Canadian sono seppelliti i soldati che hanno combattuto in questa battaglia. È chiamato così perché su 1665 soldati, 1375 erano canadesi. Qui alle mie spalle c'è un registro del cimitero, dove ci sono due libri, uno in cui si può lasciare, diciamo, un saluto per la visita fatta e un altro dove c'è l'elenco di tutti i soldati che sono periti nella guerra. Oltre ai canadesi, qui in questo cimitero possiamo trovare tante altre nazioni, di cui 50 sconosciuti, che sono stati seppelliti qui insieme ai loro compagni, ma di cui non si sa né nome né la nazionalità. Dal registro del cimitero che abbiamo visionato abbiamo notato che comunque vengono persone da tutto il mondo, dal Canada stesso, Stati Uniti, California, Germania, vengono tutti a rendere omaggio a questi soldati che hanno combattuto e perso la vita nel 1945.